Allora, questo è il primo vlog da neogenitori in vacanza. Aspettate che devo scaricare le foto e le cose della fotocamera prima di partire. E non vi dico più che giorno è perché le ho sbagliate tutte, mi sono resa conto montando gli ultimi video. Vi metterò qua sotto la data e l'orario, come ho fatto nell'ultimo vlog che dovete ancora vedere, quello del parto. E ho il computer che non funziona più, non funziona più niente, io non so. E comunque, aspettate che forse così, no, sempre peggio. Oggi partiamo per il lago, giornata meravigliosa, fuori sono 18 gradi. Cioè, Manuel per scappare dal caldo vi porta al lago, ha fatto il diluvio universale e sono 18 gradi. Meraviglioso, stupendo, stupendo. Partiti! Dove stiamo andando, Ale? Al lago di Gardaland. No, di Gardaland. Al lago di Garda? Garda. Stiamo andando al lago di Gardaland. E chi c'è lì vicino a te? La scimmia urlatrice. Che non piange solo quando è in braccio di mamma o papà. Allora, io e Manuel abbiamo una domanda da fare. Ma quelli che hanno il camper, la tassa di soggiorno, la pagano o non la pagano? Rispondete se lo so. Sandro, cos'è oggi? È il tuo? Festa di compleanno di Alessandro. No, te l'ha spiegato oggi la mamma. Oggi è il tuo onno? Festa di onomastico. Cos'è l'onomastico? Beh, tutti quelli di Alessandro. È la festa di tutti quelli che si chiamano Alessandro. Eccoci arrivati. Allora, prima che Manuel inizi a farmi casino, portarmi dentro tutte le cose, volevo farvi vedere un attimino la casetta. È un appartamento bellissimo, poi vi metterò tutti i dettagli nell'info box se foste interessati. Allora, qua abbiamo il terrazzo dove possiamo mangiare, piscina, e in fondo là il lago. Là in fondo c'erano anche Ade e Alessandro. E questa è la cucina, il divanetto, tavolino, TV, piccole mostre ciatene in vacanza, amore. È stato bravissimo, fortunatamente ha dormito per tutto il viaggio, cosa molto strana. Questa è la cucina con le seggioline, qua c'è il pezzo del passeggino, ancora sedie, specchi vari. Poi qua abbiamo il bagnetto con la doccia, sanitaria e quant'altro. C'è anche la lavatrice. Il foam, mi ha lasciato il foam. Io mi sono portata via il mio, comunque fantastico. Ok. Poi andiamo di qua, addirittura c'è l'aspirapolvere, meraviglioso. Lettino di Alessandro, che ha già distrutto i suoi asciugamanini, addirittura hanno lasciato anche i giochini dei bimbi. La proprietaria ha un maschietto e una femminuccia, ha lasciato qualche giochino qua. Poi ci sono quelli di Alessandro, vabbè. E poi la nostra cameretta. Cioè, quanto bellino sto appartamento. Troppo bellino. Ma chi è il mio brombito qua? Ehi, chi è? Facciamo un coranini, brombi? Brombi! Agosto 22. Tu sei già in vacanza, sei nato il 4. Ma stiamo neanche scherzando. No. Che giorno è oggi? Ve l'ho detto che non indovino uno. È il 26. 26 di agosto. Vuol dire che tu hai 22 giorni di vita e sei già in ferie. Ma cosa
Caffettino pronto. Potrei dormire fuori qua stanotte? Vabbè. Le Beh, prova a sederla. zanzare mettono mi piace. No, 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 l'ho perso, amore, so stare. Dovrebbe tenerti qui, prova. Ti vado a incontrare la mamma. E qui. Ah no, è passata bene. Topolino 1. Topolino 1 si è addormentato qua perché deve stare con la mamma lui. E Topolino 2? Topolino 2 sta giocando con tutti i giochi che ha trovato. Vai, amore. Vuoi venire a vivere qua? Anch'io? Dobbiamo dire tante preghierine, amore, prima o poi magari ci riusciamo. Cioè, guardate poi cosa ho trovato anche. Guardate cosa ho trovato. Che questa sera ovviamente sarà accesa. Manuel. Manuel è andato a fare un po' di spesa per stasera. Abbiamo deciso, visto il posto che abbiamo qua, di mangiare qua. Quindi è andato a fare un po' di spesa e l'ho mandato in missione anche a prendere degli accendini perché non fumando più non ho l'accendino, però voglio accendere tutte le candele. E abbiamo il piano induzione, quindi che tra l'altro, cioè prima volta che uso il piano induzione in 3 secondi, ma dico in 2 minuti forse, ma anche meno. Cioè il caffè era pronto, fantastico, fantastico, meraviglioso. La mamma ti ha dato un bacio sul naso? Eh? Come no? Hai tutto un nasito sporco. Di cosa? Di rossetto. Voglio vedere. Merendina. E qua ce n'è un altro che sta facendo merenda. Ciao! Io sto dando da mangiare a Tommasino. E Manuel e Alessandro sono andati in piscina. Vi giuro andrei anch'io, ma c'è qualcuno qui che mi sta tenendo impegnata. Però vi dirò che è una cosa meravigliosa. Cioè questa vista è una cosa meravigliosa. Ci accontentiamo di poco, eh. Ciao, fai il tuffo. Brombiti, il mio brombosauro, fanine, finte nine. Posso buttarle giù così qua? Dove? Qui dove sei te? No, amore, ce n'è una sola. Sta andando via una moto, adesso che scendono le sale, tento qua un canceo, dron, 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 dron. Canceo, dron, 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 dron. Allora, il signor Bernardi mi ha detto di fare lo spritz, ma io non sono capace. Scusi, la ricetta per lo spritz? Dai, amore, vado sul vino e basta. Fa un spritz. E se sa quell'acqua che quindi sì, Ma quindi lo spritz è senza Aperol? amore, lo spritz si fa anche liscio, acqua e vin, E vanti, ora c'è mio acqua e vino. porta su fuori le bottiglie di vin e basta. Aiuto. E il vin? Ancora qua. Frizzantino. Cosa prendo qua? Cos'è sta roba? Tagliata. Lurido.
Lercio. Ok. Cosa ci stai preparando? Mangiare. Ma dai, davvero! Panaggio spesso, meglio. Cosa ci stai preparando? Tagliata, una brasoia e l'hamburger per boccia e le patate. Fare la tavola, te, ci sta lì, cincischiare. Io sono ubriaca. Qua, come procede? Benissimo, guarda. Parla piano che Tommaso dorme finalmente. Sai che quelle lì devi lasciarle giù tutte dopo, vero? No. No, eh sì. No, perché le stiamo tutte le volte. No, sì, ma quando torniamo a casa queste le lasci giù. E perché non devo lasciarle giù? Perché sono degli bambini, servono anche per gli altri bambini. No, no, ma... E te forma? Fa pure. Vogliamo già. Sì, sì. Buon appetito. Grazie per averci udito. Accendiamo anche le luci. Cosa stai mangiando? Patate. E? Pasta. Sì, pasta. Hamburger. Tu cosa hai mangiato? Ma perché c'è? Perché qua? Perché? Perché qua? Perché qua? Per cos'hai favore. Lì? Ferma, cos'hai lì? Dove? No, qua. Un coniglio. Ciao. Le faccianine. Tutto pieno di pane. A lume di candela. Candela. Lume. Candela. Prezzantino. Tappo. Puzzi, tu puzzi. Puzzi. Il lago, in fondo là. Non per favore, vede. Per favore dite a Manuel in che. In fondo. Il bagno in piscina là. Non vale come doccia. Vergognati. Vergognati. È per la collezione quella lì. Io assaggio se è buona, smettila. L'hai già assaggiata? No, bene. Basta. Cos'è qua? Oh, mega brufolo. Ah, ho partorita, sì. Ah, che spettacolo. No, topissimo. Manuel Passione Lucette. Ma lucette si chiama cromoterapia, questo. Sì, cromoterapia. Ha trovato un sasso che non si sa bene cosa sia. Ma che ti porto fuori anche quello della Chicco che fa una lucchetta. Sì, dai. Aspetta. Ha trovato un tappo con le lucette. La mia adorata candelina, un'altra candela, manca ancora le Yankee Candle e la lampada. Adesso non so. Cromoterapia. E anche questa cosa della Chicco che non si sa cosa fa. Cambia anche questa. Sì, ti cambia colore. Signora. Sì, no, proprio. Eccola. Vanilla cupcake anche. Olla. Guarda quante luci. E guarda quante candele. Ci sono tre luci. Tre candele. Posso? Basta. Contento? Ma che c'è? È per scaldarsi, amore. Contento. No, lì non ti scaldi le manine, Ale. Nella luce moderna non ci si scalda le manine. Nelle luci antiche ci si scalda le manine. Si poteva anche cucinare una volta sopra la luce. Adesso invece le luci moderne non fanno neanche ciaro, non fanno. Sì. Le polemiche. Non sono polemiche. Sì, sei polemico. Sì, pesante, pesante. Sì, vuoi vedere anche cosa so fare? Vuoi vedere? Ah, niente, allora la scarica o forse è caduto un po' per... Buongiorno.
Alessandro, sto casino. Vedi di mettere in ordine, se non salti la colazione. C'ha bocchetta Pau. Ciao, bambino. Una brioche. Dopo due cortei. Ehi, ehi. Ehi, adesso facciamo anche noi colazione, sai? Sai, Brombetti? Possiamo farla anche noi. Dai. Siamo belli, siamo bellissimi. Tanto arrabbiato. Andiamo a fare la passeggiata. Non farò un passeggiato. Oh, cosa c'è? Cosa c'è? Ecco, in braccio. Vero? Sono in braccio. Andiamo al lago. Tanto Ale continua con i suoi giochi. Vinto. Ton
Abbiamo fatto anche il bagnetto in piscina. E ce l'ha fatto fare la mamma. Sì, ops. Sono riuscita a farlo anch'io. Buon appetito! E come nei video precedenti, il signor Bernardi è stato stracciato anche stasera. Oggi pomeriggio l'abbiamo lasciato vincere, stasera l'abbiamo stracciato e anche nel tardo pomeriggio, stracciatissimo. Smettila di fare i video. Stracciatissimo. Fai i video solo quando vinci te. Stracciatissimo, stracciatissimo. Fai i video solamente quando vinci. Hai vinto una volta. Papà. Nel primo pomeriggio hai vinto. Aspetta, Ale. Che santissima. Ok, nel primo pomeriggio hai vinto te. Sì. A metà pomeriggio e in serata ho vinto io. Quindi sei stato stracciatissimo. Sì, ma ieri non hai mai firmato che hai vinto 2 partite su 40. Ma che ieri ho vinto io anche ieri. Ho vinto anche ieri, falso bugiardo. E come sempre. Ha vinto la mamma. E io stavo guardando chi ha vinto. Di alle brighelle che oggi hai provato a scrivere anche il tuo nome. Ho provato a scrivere il mio nome ma non ci riesco. No, invece ci sei riuscito. Sei no, perché lo sbaglio. Perché un pochino sbaglio. Vabbè, ma si impara, sbagliando si impara. Adesso buonanotte, andiamo a letto. Non posso fare una cesta sulle sedie. Non penso proprio. Perché? Che adesso è ora di andare a letto, che è tardissimo, che ora è? Beh, dopo si siede il papà e la tira. 22:20. E ste qua da dove vengono? Ma perché l'hai girato? Ultima colazione. Oh, sì. E poi partiamo. Partiamo dove? No, cioè, pranziamo anche, poi andiamo. Unghè. Tu hai già mangiato, sai? Brombetto. Mangi questa via. Alessandro ha provato a scrivere il suo nome. Mentre i signorini sono in piscina, guardi là, bella vita, ciao bella vita. Io essere Filippina che pulisce casa, noi sempre in queste condizioni prepariamo le valigie, quanto sono beauty guru, eh? Quando è beauty guru la mamma? È una beauty guru? È una beauty guru mamma. Con doppio mento. E lo mangio sto bimbo. Mangio. Ti mangio. Cose pulite? Cose sporche? Pulite? Sporche? Pulite, sporche. Siete tutti i testimoni che Manuel ha detto che mi compra questa sdraio. Sì, l'anno prossimo. Ecco, perché mettiamo adesso, già le mani avanti. Adesso è freddo per prendere il sole. Non ti che mai c'è per il sole in vita tua? Perché non avevo la sdraio e non ho mai preso il sole. Come sono andate le vacanze? Male. Perché? Perché io ti dico una cosa ma non mi ascolti. Quando è che non ti ascolto? Perché ti ho detto voglio qualcos'altro ma non me l'hai data. Adesso arriva la pasta. Guarda, tu sei qua, io sono dietro la telecamera. Là c'è la piscina. Ciao piscinella. Vediamo se riusciamo a vedere il lago da qua. Io la vedo.
anche io lo vedo. E vedo una calma piatta. E io vedo un'altra piscina. Aspetta che vediamo la signora in giallo qua, dov'è? La signora in giallo e il signorino. Guarda Simba, tutto questo sarà tuo un giorno. Sì, cosa vuoi che sia tuo? Che il bunker insieme a costa 500.000 euro. Quale? Fai vedere qual è quello che costa 500.000 euro. 4,65, quello... Questo qua. Questo qua. Ciao a tutti, belli, brutti e spussoni. Abbiamo mangiato fuori tutto, l'ho messo a fuoco, dov'è? Prendete tutto, belli, siete belli, pussoni e cattivi. E brutti. Tu sei brutto. Tu sei brutto, vergognoso. Ciao. Ciao Brombino. Abbiamo trovato la soluzione per restare in vacanza. Ti nascondi dietro lì. E resti in vacanza. Ti lasciamo qua e resti in vacanza tu. E allora devi venire a casa? Solo che non voglio restare qui. Vuoi restare qua o vuoi venire a casa? Voglio venire a casa. Buon posto, allora. Apri la porta che andiamo fuori dalla mamma un'altra volta. Apri. Aspetta che filmiamo la nostra pasta asciuttona col tonno. Ma la pasta? No, a toccare che casca da tutto. Andiamo fuori? Prima la mamma! Prima la mamma. Fa dirle alla mamma che abbiamo trovato il nodo per stare in vacanza. Il nodo o il modo? Il modo. Come facciamo? Basta che mi nascondo. Chi conti chi sa? Nessuno. Sono stanco. Ultimo pranzo. Vista piscina e lago. Cosa vuoi di più? 10 euro. Vivere qua. 10 euro. Trovati fuori 400. Ce ne stiamo andando. Bye bye. Finish. Mangià fuori tutto. Chiudo. Chiudi. Adios. Adios. Tutto del mare. Prima becco di Tommaso. Io sono già immusonato. Qui non voglio andare a casa, si sta tanto bene qua. Tu? E io? Puoi stare qua ancora? No, io voglio andare dalla nonna. Tu? Io starei qua sempre.